Allora, vediamo un po' la texturizzazione e i materiali, e in particolare in questo video la parte relativamente ai materiali. Questo è il nostro cubo standard. Vedremo in particolare questo tab, questo che parla di material. In questo material vedete che possiamo impostare tutte le caratteristiche di questo cubo, quindi come appare il materiale, quindi il colore con cui diffonde la luce, il modo in cui fa rispecchiare le luci riflesse, tipo una lampada, che sarebbe questo pezzettino qua, insomma il colore con cui deve essere quel pezzettino, il modo in cui fa lo shading, e noi ci interesserà perché abbiamo l'emit che permette di renderlo luminoso questo materiale, il fatto che il materiale sia trasparente o meno, che rifletta, e eventualmente altre caratteristiche che adesso non è il caso di affrontare. Per poter vedere bene queste caratteristiche, la scena deve avere come minimo, diciamo, un po' di cose, quindi deve esserci una luce che emette della luce che venga proiettata e visualizzata dall'oggetto. Possibilmente, e lo costruiremo adesso, un piano in cui, quindi facciamo Shift A e costruiamo un piano su cui possiamo vedere le ombre effettivamente di questo oggetto. E cominciamo a vedere un po' cosa vediamo dalla nostra telecamera. La nostra telecamera è questa. La nostra telecamera praticamente ci fa vedere il cubo visto da un po' di lato, illuminato da destra. Quindi se noi facciamo F12, che è il nostro rendering, vediamo il cubo illuminato da destra e vedete che vediamo anche l'ombra del cubo. Escape per tornare su, proviamo ad alzarlo leggermente per vedere un'ombra un pochino più consistente. F12, vedete che si è alzato leggermente. Ora possiamo cominciare per vedere un po' meglio. Beh, intanto possiamo avere una forma un pochino più meno quadrata, quindi proviamo a rotondeggiare sto cubo aggiungendo un modifier e in particolare il subdivision surface con un po' di cose. Poi per vederlo più chiaro andiamo in edit mode e gli diciamo di fare la visualizzazione smooth, ok, che lo fa vedere bene, ok. Allora, quindi abbiamo una sfera che facciamo F12 e vediamo sta sfera. Il fatto che sia fatta così è perché c'è una risoluzione non massimale nel rendering, ma per quello che ci riguarda noi adesso va perfettamente bene. Cominciamo a dare un colore allo sfondo, quindi prendiamo, cioè lo sfondo sarebbe il piano, sul piano andiamo nel suo materiale del piano e costruiamo questo piano in modo tale che sia di colorato di, ecco, vedete qua si vede un po' di azzurrino, magari lo facciamo, ecco, azzurrino così, e a questo punto se noi facciamo F12 si vedrà il piano azzurrino. Questa vedete che è il riflesso della luce che sarebbe in alto, che si riflette qua. Andiamo un attimo a prendere questo oggetto e provare a cambiare le sue caratteristiche. Quindi, ad esempio, il colore con cui diffonde la luce, possiamo farla con la sfera, possiamo farla di un bel rosso brillante, e vedete che abbiamo un riflesso fatto in quel modo. Se il riflesso non lo vogliamo bianco, lo possiamo fare di un altro colore, ad esempio possiamo fare un riflesso giallo, ad esempio, e vedete che qui me lo fa vedere giallo, e se noi facciamo F12 abbiamo il riflesso giallo, quindi questo specular giallo ha un effetto qua, il diffuse mi controlla, diciamo, il colore. Queste sono tutte le varie gradazioni, quindi variando questo vedete che cambiano un po' l'aspetto e il modo in cui funziona. Quindi possiamo fare così, vedete, viene più luminoso. E in pratica, in questo caso, vederlo qua o vederlo qua è quasi la stessa cosa, quindi questo è il preview che ci serve. Il modo di specularità possiamo ampliarlo, vedete che diventa più intenso oppure più vago, e questo anche ci dà degli effetti, ad esempio Toon così lo fa vedere in maniera come nei cartoni animati, riflesso, F12, oppure possiamo farlo in Fong che viene un po' più diffuso, ma insomma sono, a parte il Toon, gli altri sono quasi uguali.
Prendiamo abbiamo detto il Fong, facciamo intensità il Fong, questo, ecco, abbiamo questo effetto qua. Vedete che in realtà questa scena qua è un po' bruttina perché si vedono troppe ombre. Una delle cose che si fa quando si fa rendering è di aggiungere altre luci. Io ad esempio una luce che aggiungerei potrebbe essere questa lamp, questa vedete che è quadrata. E queste lampade quadrate, così, che sono area, lampada d'aria, sono tra le più flessibili perché assomigliano a una luce abbastanza diffusa e non troppo puntiforme. Solo che adesso, se facciamo i fedoici, vediamo, ecco, troppo, un pochino tanto troppo intensa. Noi magari la mettiamo un pochino meno forte, quindi la distanza d'effetto, questa da 25, la scendiamo molto di più, quindi diciamo. Proviamo a 4 F5, vedete, ecco, in questo modo siamo riusciti a rendere un po' un'illuminazione tipo finestra. E vedete che però anche l'area viene riflessa, quindi questa è l'illuminazione puntiforme e questa è l'area che si riflette, quindi sono due punti riflessi nel mio oggetto. Ora, vedete che però non è ancora proprio il massimo della bellezza, nel senso che per poter rendere un pochino di cose possiamo aggiungere molti altri effetti. Ad esempio, uno degli effetti più interessanti può essere quello della vetrosità. La vetrosità si fa abbastanza in fretta a farla, cioè si prende questo oggetto che è la mia sfera e si aggiungono, diciamo, cominciamo ad aggiungersi una trasparenza e diciamo che è trasparente al 50% circa. Adesso qui non si vede purtroppo, però nel preview qua sopra si ha un'idea, vedete che è trasparente in questo senso, quindi se faccio F12. Beh, non si capisce molto, dovrebbe esserci dietro qualche cosa, però vedete che in realtà, essendo trasparente in questo modo, si vede anche il riflesso interno, quindi dà un po' di giochi di luci interne. Dovrebbero esserci un oggetto dietro per capire che è trasparente, quindi proviamo a costruirci un cono lo mettiamo dietro, vediamo un po' se è messo bene. Ecco, vedete che il cono si vede dietro, il cono produce la sua ombra e io posso anche dare un materiale anche a questo cono. Quindi siamo su. Prendiamo il cono. Ecco, andiamo su, aggiungiamo il materiale al cono e anche il cono gli diamo un colore, magari lo facciamo un cono verde. Anche lui lo facciamo, vabbè, facciamo trasparente anche lui. Ecco, uno degli effetti più interessanti, adesso facciamo F12, può essere quello di dare delle riflettività, ad esempio al piano di base sotto, quindi per dare come se fosse, ad esempio, un metallo oppure addirittura uno specchio, qualcosa del genere. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo il piano di sotto, che abbiamo visto che è fatto così, gli mettiamo un mirror e gli mettiamo che riflette, ad esempio, l'80%. Quindi se facciamo F12, vedete che sotto si ha la riflessione di quello che c'è sopra. Se è eccessivo, possiamo ridurre F12 e vedete che si riflette in un altro modo, quindi si ottiene questo effetto di riflessione. Possiamo anche cambiare il modo in cui riflette, nel senso che aggiungiamo il Fresnel e qui sopra ci fa vedere più o meno l'effetto. Quindi aggiungendo il Fresnel diventa leggermente più opaco, qui diventa un pochino più metallico. Il blend da ancora, cioè toglie praticamente ancora effetti di riflessione, quindi qua è troppo. Ok, qui c'è la riflessione. E poi stessa cosa possiamo fare anche per questi due elementi, possiamo dire che si riflettono anche questi due elementi, quindi possiamo dire questo. Gli diciamo che è un mirror, gli diciamo una riflettività X,
E questo mettiamo mirror anche questo, quindi facciamo un po' di giochi di riflettività. Facendo F12 a questo punto è un po' più lento perché deve calcolare tutte le riflessioni e vedete che qui anche il piano di sotto si riflette sulla sfera e si ottiene già un effetto interessante. Per cui abbiamo il materiale che diventa un pochino particolare, cioè non è più semplicemente diciamo, una cosa rigida. Quindi possiamo, giocando praticamente su queste varie cose possiamo ottenere vari risultati. Se vediamo ad esempio da un altro, se prendiamo Ctrl Alt 0 e vediamo secondo quest'altra prospettiva F12, vedete che otteniamo, ecco, vedete questa è la sfera rossa prima. Da qui, come vedete, si riflette con un colore che è leggermente diverso anche il cono. Questo cono qua si riflette lì sopra e viceversa anche la sfera si riflette sul cono. Quindi ci sono questi effetti di riflessione che sono estremamente realistici. Vedete che questo è il rendering di base e questo è il rendering invece fatto con questo sistema. Poi volendo si possono aggiungere ulteriormente altri effetti, ad esempio c'è questo surface scattering, è una tecnica che permette di dare una specie di presenza alla sostanza, per esempio farla sembrare tipo latte, ad esempio questa, però per averla lattosa bisognerebbe averla non rossa magari, ma abbastanza bianca. E facendo il rendering di questa cosa qua ci impiega parecchio di più, però dà una consistenza calcolata. Vedete che ci passa perché deve fare un po' di calcoli. Però dà una consistenza un po' più globulosa perché fa una diffrazione che è simile a quella che farebbe il latte. Il latte non è trasparente, quindi bisognerebbe togliergli un po' di trasparenza. Quindi trasparenza qua non è alfa questo, ma il latte è abbastanza opaco. Quindi rifacciamo con l'opacità molto più alta. Vedete che è molto lento applicando tutte queste trasformazioni, ma è interessante. Ah, ma perché era anche molto riflessivo, quindi dovremmo togliere la riflettività. Perché vedete che sta, è un latte sì, ma che sta riflettendo sia il mio triangolo qua sopra che anche quello di sopra, quindi dovremmo togliergli anche la riflettività. Qui togliamo l'effetto, oppure metterla molto più bassa, per esempio questa, e facciamo un rendering, diciamo, senza riflettività o con pochissima riflettività. Vedete che anche col supercomputer è abbastanza lento, quindi non vedremo più rispecchiato. L'effetto di questa consistenza lattosa in realtà si vede proprio un po' sugli spigoli, eccetera. Adesso qui si vede un po' maluccio. Se fosse proprio con una sostanza dentro un bicchiere si vedrebbe meglio. Però diciamo che per i nostri fini possiamo ignorare il surface scattering, possiamo ottenere un sacco di effetti lavorando sulla trasparenza. E quindi torniamo a queste rese fatte in questo modo che ci danno un po' di effetti. Adesso, gli effetti che erano stati fatti nelle lezioni da Optimo erano fondamentalmente degli effetti molto semplici in cui dato un oggetto qua veniva creato un piano, questo. Quindi aspetta, vediamo un po', lo scaliamo lungo la X, quindi faceva dei piani, siamo lungo la Y, faceva dei piani di questo tipo, venivano messi praticamente in modo tale da illuminare, quindi da essere comunque oggetti illuminanti, quindi per essere illuminanti occorreva mettergli
nelle caratteristiche un materiale e il materiale veniva messo con lo shading, quindi mid alto. Vedete che si può fare illuminante. Quindi facendo così, se noi facciamo F12, vedete che questo oggetto è illuminante e illumina praticamente altre cose, cioè genera praticamente dei riflessi. Allora, questo oggetto praticamente viene tenuto un po' più in alto in modo tale che non sia nella scena. Quindi con 0 si vede cos'è nella scena. Ecco, vedete che non è nella scena. Poi viene inclinato, quindi eventualmente andiamo, ecco qua, facciamo R, lo incliniamo, vedete, in modo tale che possa generare della luce, che possa riflettersi, che possa giungere fino alla telecamera che lo riprende. Qui un po' un prova e vedi, facciamo F12. Vediamo se si vede in qualche modo il riflesso. Ecco, vedete che qui si è visto un riflesso fatto in questa parte qua e ci sono alcuni riflessi anche dall'altra parte. Quindi introducendo, cioè il modo in cui vede questo, si vede chiaramente che si sta riflettendo lì, perché c'è un grado di riflettività fatto in un certo modo, cambiando, alterando questo oggetto e cambiando il modo in cui riflette, mirror. Riflette tanto, noi possiamo mettere che riflette di meno. Il Fresnel lo possiamo mettere un pochino più pesante, vedete che, e magari togliamo la trasparenza o la riduciamo, ecco, in modo tale da dargli trasparenza, oppure addirittura la cancelliamo. Ah no, quella lì è tutta riflessione, quindi essendo riflessione la riduciamo, vedete che diventa leggermente riflettiva. Quindi a questo punto, se noi facciamo F12 qua, ecco, vedete che abbiamo semplicemente l'effetto riflettivo di questo, di questa cosa su questa, su questo materiale. E Massimo cercava delle cose in modo tale che questa riflessione si vedesse in un modo, diciamo, organico, quindi aveva prodotto praticamente delle anomalie nell'oggetto, in modo tale che invece di apparire in questo modo la riflessione compariva come una striscia, come una strisciata sulla lama. Non ci sono molte altre cose da dire su questa base, diciamo. Quindi praticamente il concetto è che noi dei materiali possiamo specificarli, come ho detto all'inizio, ricapitolando, possiamo dire che colore appaiono all'ambiente, quindi come si diffondono, come compare la riflessione, quindi con che colore, normalmente bianco. Vabbè, qui si può anche controllare quanto forte è la riflessione, quindi questo è un altro effetto ancora, ma voi potete giocare. Anche vedete che viene un po' più chiaro questa cosa qua. Poi va da sé che per editare tutte queste, diciamo, squadrature basta avere un numero di poligoni più alto. Io adesso qui ho usato delle sfere, dei quadrati con pochi vertici. E abbiamo visto che gli oggetti possono diventare anche luminosi, quindi possono illuminarsi, quindi possono essere oggetti di luce che generano quindi riflessi a loro volta fuori. Vedete che si è illuminato, questa è diventata una specie di lampadina che illumina a sua volta e si riflette anche in senso di colore. Possiamo farla solo debolmente luminosa. Possiamo controllare anche la traslucenza, quindi quanto, vedete questo effetto, togliere il colore deliberatamente, ok, quindi rimane così. E insomma, giocando con queste cose qua, con la trasparenza, il mirror, eccetera, possiamo ottenere degli effetti su questi oggetti, variabili a piacere. Con questo è tutto.